Ragazzi, stamattina praticamente per me e mio padre si torna agli albori. Stiamo per andare a pescare con le bombarde, così un po' come vi ho anticipato su Instagram. Però diciamo che le protagoniste del video non saranno le bombarde, ma saranno le schettine che andremo ad utilizzare. Adesso ci mettiamo qui, arriviamo sul punto e ve le mostro. Su internet, ragazzi, possiamo trovare una marea di video che sono stati fatti con pesca con la bombarda e con le più disparate esche. Però io ancora non ho mai visto utilizzare quest'esca, che tra l'altro qui nelle mie zone è utilizzata tantissimo. Mi sto riferendo ovviamente ai protagonisti del video, che sono le code di rondine, questi artificiali qui. Speriamo che me lo mette a fuoco, ragazzi, perché effettivamente sono degli artificialini piccoli piccoli. Sono in questo caso da 3,5 mm e posso dire con tutta tranquillità che sono una validissima alternativa ai raglù, soprattutto in questo periodo, ragazzi, perché le taglie dei pesci, dei predatori che stiamo andando a ricercare, non sono grandissime. Di solito questa è una pesca che è molto fruttuosa verso settembre e ottobre. Per dare un pizzico in più di divertimento andremo ad utilizzare solo attrezzatura ultralight, nello specifico la nuova VXM azione 0,5 grammi della Caperland. Io, ragazzi, ho già avuto modo di testarla, già ve l'ho mostrata tra l'altro anche sulla pagina Instagram. E poi, ragazzi, ho portato varie tipologie di bombarda, dalle più classiche, insomma, che sono affondanti, passando per quelle, diciamo, che affondano poco poco sotto la superficie dell'acqua, però anche qualcosa di più particolare, come per esempio le maracas, che mi sono state, insomma, consigliate da Alberto e Simone, che vengono dalla pesca delle acque interne alla trota. E oppure anche i vetrini, ragazzi, che non vedo quasi mai utilizzare, ma anche questi sono veramente molto molto validi. Ovviamente, utilizzando attrezzature ultralight, anche le bombarde, ragazzi, non pesano tantissimo, rimaniamo nell'ordine tra i 3 grammi e i 10 grammi massimo. A casa, come potete vedere, mi sono già preparato vari terminali. Andremo ad utilizzare una coda di rondine colorazione blu, mentre come bombarda ho montato proprio la maracas, perché davvero mi ha incuriosito tantissimo e voglio provarla, e questa lavora sulla superficie dell'acqua. Direi di non perderci oltre in chiacchiere, anche perché mio padre già sta iniziando a pescare e ha fatto già qualche piccola cattura, mi sembra di aver visto. Sfruttiamo le prime luci dell'alba e incominciamo a fare i nostri primi lanci. Ragazzi, visto che qui, diciamo, le schettine sono micron, i terminali devono essere altrettanto sottili. Stiamo pescando in questo momento con uno 0,12 fluorocarbon e diciamo che non si dovrebbe andare al di sopra di uno 0,14, almeno per queste schettine. Comunque ci sono un sacco di bollate, va fuori. Hai provato? Primo lancio, ragazzi. Ah, fammi sistemare ovviamente la frizione. L'hai preso? Wow, subito! Dove l'hai preso? Lontano oppure qua vicino? Oh, oh, una mangiata pure a me, una mangiata. Oh, eccolo, oh, pure io! Due, papà, due. Bellissimo, ragazzi, primo lancio. Papà, ti ricordi che pescate che facevamo con la bombarda? Alle Lecce Stella, quante... Eccola qua, bellissima, subito proprio. Vediamo un po'. Eh sì, una spigolotta. Pure a te. Che belle che sono. Stupendo, stupendo. Appena abbiamo lanciato, ragazzi, io proprio il primo lancio, papà, lo vedevo mentre stavo parlando prima che le stava facendo, insomma, una dopo l'altra. Questo è proprio il periodo di queste spigolotte. Guardate, sono ancora tutte quante maculate. Adesso non le facciamo soffrire. Via, le andiamo a rilasciare. Andiamole subito a rilasciare. Papà, un lancio, perché tanto sono super vive. Via. Ok. Grande, papà. Schiaccia. Forza. Le maracas, ragazzi, queste bombardine qui, almeno per quello che mi hanno spiegato Alberto e Simone, hanno queste sferette all'interno e a trota lago vengono utilizzate anche da ferme. Cioè, lanciamo la bombarda, muoviamo leggermente il cimino della canna, loro fanno un piccolo rumore che solitamente attira le trote. A qui però poi sul terminale c'è un'eschettina, diciamo, viva, quindi come può essere una camola. Però in ogni caso io penso che il rumore, almeno così, possa attrarre in un certo senso anche i pesci di mare. Cioè, bisogno di capire poi se vanno ad attaccare la lenzettina nostra. Proviamo a fare un po' di rumore. Vedete, quando facciamo un po' di rumore si crea qualcosina. E infatti eccolo, ragazzi, eccolo. Hai visto? E secondo me questo è anche un pesce diverso, è un pesce diverso, ragazzi. Vedete, non stavo recuperando, stavo solamente dando dei colpettini così. Spettacolo la maracas, ragazzi. Funziona. E questo per me è nuovo, perché ovviamente non sono un pescatore di laghetto, non vado a trote. Però sta bombardina così, top. Mi sa che è un pesce diverso, perché ho visto l'attacco deciso. Vediamo un po' che pesce è. Ah, eccolo qua, una Lecce Stella. Secondo lancio, ragazzi,
e via, subito un'altra specie. Funziona anche l'effetto della maracas nel mare, ragazzi, funziona anche nel mare, da provare assolutamente. Vedete ragazzi, solitamente quello che succede anche con i raglù, la codina di rondine una volta che mangiano sale, quindi difficilmente si perde. E qui sto utilizzando proprio degli ami Aberdeen, eccoli qui, che non escono insieme alle code di rondine. Mi sembra del numero 10, poi vi faccio sapere meglio. Adesso la rilasciamo ragazzi, immediatamente. Via. Ti ha attaccato? Ce l'hai? Sì, ce l'hai. Che cos'è, va? No, un'occhiata. Un'occhiatina micron, questo vi fa capire il potenziale di questo artificiale, la coda di rondine. Ti permette proprio di pescare pure pescetti così piccoli. Questo non è da sottovalutare, anche per le persone che magari sono alle prime armi e vogliono divertirsi così in estate, un paio di orette, può risultare davvero divertente. No papà, la rilasciamo, eh? Come no, dai. Dai, su. Non velocità. Ai, che attacco qua a terra, ragazzi. Ah, che attacco qua a terra, guardate. Bellissimo, guardate. Sì, sono spigolotte che attaccano. C'è una mangianza proprio qua a terra, raga. Guardate. Che mangianza. Vediamo se attaccano, ci sto dentro. Niente da fare, raga. Ci sono questi gruppetti di, praticamente, vedete ragazzi, continue cacciate sull'acqua. Gruppetti di piccole sardelle saranno, piccoli pesciolini, e dietro queste spigolotte secondo me stanno facendo il loro dovere. Veramente uno spettacolo. Cacciata, inseguimento, la vuole prendere. Qua sotto. Sono sempre loro le spigolotte. Che belle ragazzi, che belle. Eccola qua. Che spettacolo ragazzi, sono stupende. Ragazzi, guardate questa spigola cosa in bocca. Questi sono proprio i pescetti che stanno cacciando in questo momento. Sono proprio a branchi folti. Secondo me ragazzi, qui sarebbe perfetto pure provare a pescare con i micro jig. Ragazzi, sono praticamente le 8 e ci sono già un sacco di persone a mare che si fanno il bagno e che di conseguenza insomma fanno scappare i pesciotti che stavano predando qui sotto, quindi direi che per oggi può bastare così per questa mattinata. Ci riproviamo domani, però adesso torniamo a casa e facciamo vedere la montatura della bombarda. No papà, prima un bagno. La montatura con la bombarda, ragazzi, è semplicissima, però ci tengo comunque a mostrarvela per venire un po' incontro a tutti quanti i ragazzini oppure le persone di prime armi che ogni volta mi inviano le fotografie su Instagram in direct per farmi vedere, diciamo, come la realizzano. Il più delle volte, ragazzi, è sbagliata, c'è un errore su tutti che quasi un po' tutti quanti commettono, che è quello di montare la bombarda al contrario, cioè la montano sulla lenza madre con la testa rivolta verso l'alto invece che posizionarla nel modo corretto, e cioè portandola con la testa verso il basso. Questa è proprio la prima cosa che ci tenevo a farvi presente. Dopodiché ragazzi, vi mostro la montatura che sto utilizzando io, che poi tra l'altro è anche quella che viene utilizzata sempre. Poi ci sono varie diverse scuole di pensiero su piccoli particolari, però di base la lenza madre va fatta passare all'interno del tubicino della bombarda, si fa uscire dall'altra parte e subito dopo viene inserito praticamente una perlina paracolpi come questa qui in gomma, in modo che diciamo attutisce meglio la battuta della bombarda, che deve rimanere sopra la lenza madre scorrevole. Poi subito dopo la perlina paracolpi dobbiamo inserire la girella. Anche qui ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi utilizza girella doppia, chi utilizza girella tripla. Io in questo caso ne ho messa una semplice, però insomma vi deve far ricordare che serve per scaricare le torsioni durante il lancio, quindi a vostra scelta mettete la doppia, tripla, singola, come più vi piace. Infine l'ultimo passaggio da fare è quello ovviamente di collegare il nostro terminale alla girella. Lo faremo lungo circa 80 centimetri fino anche a 1,5 metri, questo dipende un po' dalle varie situazioni che andremo insomma ad affrontare. E poi alla fine del terminale, ragazzi, ci va la nostra coda di rondine. Di solito preparo sempre una piccola brillatura o trecciola che mi aiuta logicamente a mantenere il filo più rigido, a non farlo avvolgere durante il lancio attorno diciamo la bombarda. Evito insomma tutti quanti gli aggrovigli. Domani ci portiamo sullo spot dove l'anno
l'anno scorso abbiamo girato un po' tutti quanti i video che abbiamo fatto con i micro jig, e lì praticamente c'è questo fiume che entra bello prepotente nell'acqua salata, e solitamente lì attorno si riuniscono un po' tutte quante le specie di pesce foraggio che interessano a noi, quindi lecce stella, piccole occhiate, sauri, insomma ci dovremmo divertire. Quindi ci vediamo direttamente domani sullo spot. Sì. Guarda, il pesce è più potente. Lo so che è più potente. E devi vedere tu, appoggiati a me, dai. Non è quello. Ci siamo quasi, eh. E là, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ci siamo portati dall'altra parte del fiume, e il punto dove dovremmo andare a pescare è proprio questo, ragazzi. Vedete dove entra il fiume, porta il cibo, e qua sotto si crea proprio tutto il circolo di pesce foraggio. Pronti per il primo lancio, sempre maracas e cora di rondine colorazione blu. Vado a lanciare proprio qua dove passa il fiume, ragazzi, e subito dietro sicuramente c'è qualche pesciotto. Ah, ci sono delle cacciate, ragazzi, proprio qua sotto. Sì, mi ha dato. Ehi, continua a darmi, raga. Continua a darmi qua sotto, ragazzi. Saranno spigolotte, quindi conviene secondo me lanciare anche di traverso. Vediamo un po'. Vado di traverso per cercare di pescare queste spigolotte che stanno proprio qui, attaccano nella risacca, è stupendo. Eccola, ancora ultimo attacco. Dai, eccola, ce l'ho. Eh sì, ragazzi, wow, bellissimo, siete proprio l'attacco veloce proprio. Eccola qua, stupenda. Minion, ma stupenda. Cacciano proprio sotto la battigia. A te pure stanno facendo qualche cacciata. Ovviamente la rilasciamo, eh. Vediamo che succede. Mamma, che movimento che c'è sull'acqua, ragazzi, qua sotto la battigia. Assurdo. Ehi, proprio qua sotto. A fine recupero. Ho visto che si è lanciata fortissima. Bella questa, è anche più carina, eh. Stupenda. Mamma, ragazzi, come tira quella canettina 0,55 grammi. Che cos'è? Una spigolotta, no? Eh sì, è lei. Bella, eccola. Che bella, ragazzi. Stupenda. Questa leggermente più grande rispetto a quella che stavamo prendendo i giorni scorsi, perché erano maculate. Questa invece già li sta perdendo piano piano i puntini. Non so se adesso si riesce a vedere. Sempre sulla nostra coda di rondine, bellissima. La rilasciamo proprio qui dove sta il fiume, così si ossigena subito, prende subito la corrente. Via. È andata, ragazzi. Ah! Intanto papà ha preso. Papà ha preso, ragazzi. Vediamo un po', che cos'è papà, e via, pesce stella per papà. E qui ce ne sono anche di belle grandi, qui ce ne sono anche di grandi. Un po' più lontana, poi è più vicino. Ok, che ci siano, Ti ha seguito quindi? Sì. Coda di rondine, ragazzi, in questo caso blu, sempre della stessa grandezza, 3,5. Vai, andiamo a rilasciare anche questo pesce stella. Via. Grande papo, pugno. Ragazzi, come mangiano. Eccola, bellissima questa. Ragazzi, non so cos'è. Mamma mia, che ferrata. Papà, non so cos'è. Ho la canettina tutta piegata, raga. Che cacciata. Vediamo un po'. Eh sì, è un pesce stella. Una leccia stella, ragazzi, bella. Che cacciata che ha fatto. Che cacciata, prepotente proprio. Mi ha inchiodato completamente la cannettina 0,55 grammi, ragazzi. Me l'ha inchiodata una leccia stella che poi tra l'altro non è nemmeno grandissima. Assurdo davvero. La rilasciamo qui, ci facciamo fare un bel tuffetto. Via. Il bello delle code di rondine, ragazzi, sta nel fatto che è un'esca così talmente semplice che se non riuscite a trovarla all'interno dei negozi oppure in commercio in generale, è un'esca facilmente replicabile in casa. Davvero ci vogliono pochissimi attrezzi. La cosa più importante è la guaina in silicone, che deve essere del diametro giusto in base al numero degli Aberdeen che andiamo ad utilizzare. E poi ci bastano delle semplici forbici e in più il pennarello indelebile, questo qui, che ci serve poi per andare a fare i punti.
puntini, gli occhietti. E per l'occasione, ragazzi, ho già creato un mini tutorial che però ho deciso di postarlo sulla nostra pagina Instagram, perché sennò questo video praticamente sarebbe diventato lunghissimo. Quindi sul post di Instagram troverete non solo le fotografie di tutte quante le catture che abbiamo fatto in questi giorni, ma anche questo mini tutorial che vi guida passo dopo passo per poter realizzare la vostra cura di rondine in casa. Prima di concludere il video, ci tenevo a ringraziare davvero di cuore tutte quante le persone che ci stanno dando un immenso supporto sia al canale che al progetto, acquistando le nostre t-shirt nere, basic logo, ma anche bianche. Sta qui, ragazzi, io indosso sempre quella nera perché fa un po' pandan con tutto quello che c'è dietro, ma ci sono anche bianche, le trovate sul nostro store impescastore.it. vi lascio ovviamente tutti quanti i link qua sotto in descrizione, e vi consiglierei ovviamente di continuarci a seguire sulla pagina Instagram e ad iscrivervi al canale, perché continueremo a portare alcuni video sfiziosi estivi che abbiamo in programma prima di tornare al periodo clou del canale, che ritorna a settembre con la pesca del polpo e la bolognese extreme, ragazzi, che sono i nostri format principali. E quindi direi che per oggi può bastare. Io come al solito vi do appuntamento in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!